fate sbrigare che dobbiamo partire, cazzo! Radio Freccia. Mezzanotte, signore e signori, buonanotte, buonasera, ciao, comincia Rebeglielle, la casa di cura più grande che ci sia, apra i battenti in questo momento, rimarrà aperta per 3 ore, ma nelle prime 2 ore non ci sarà soltanto Step, cioè me al microfono e Manuel Bella in regia, ma ci sarà anche qui con noi la dottoressa Veronica Daloi, buonasera. Psicologa, sessuologa, noi il martedì 8 di Rebeglielle, di Radio Freccia, quindi dove si parla di argomenti un po' particolari, un po' piccantini, ecco come si suol dire. Intanto vi ricordo che Radio Freccia è in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD, e a questo punto vi ricordo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-6634466. Bene, allora dottoressa, veniamo a noi. Questa sera noi parleremo, abbiamo parlato già di moltissime cose nei mesi precedenti, nelle volte precedenti. Oggi parleremo di una cosa che in realtà ci mancava, ovvero la sessualità al maschile. Sì, esatto, abbiamo parlato della vagina, del piacere sessuale femminile, ci mancava quello maschile. Che è comunque una cosa, insomma, importante. Certo, alla fine, è complesso forse tanto quanto quello femminile. Che riguarda comunque non solo l'uomo, ma anche la parte femminile, nel senso la coppia, nel caso anche per l'appunto la parte femminile. Allora, si comincia da quella che è una parte un po' astratta, ovvero l'immaginario della sessualità maschile, che cambia, è diversa da quella femminile. Sì. Leggermente, diciamo, i due immaginari erotici differiscono per alcuni punti. Ad esempio, l'immaginario erotico maschile è più visivo e più basato sulla performance, mentre invece quello femminile è prevalentemente più concentrato magari sulla parte relazionale o emotiva. Cioè, praticamente mi stai dicendo, dottoressa, che la donna quando guarda un porno sta lì a pensare se sono fidanzati o meno. No? Non è proprio così, ma esistono anche i porno per donne. Vabbè, comunque ci arriviamo tra poco, tempo ce n'è. The Supremes, Diana Ross, in apertura di questa prima ora di Rebeglielle. Allora, dottoressa, si parlava delle differenze tra immaginario erotico maschile e femminile, torniamo un attimo seri, quindi qual è esattamente la differenza? Nel senso, l'uomo quindi si eccita guardando. Allora, sì, ha un immaginario erotico prevalentemente più visivo, infatti è lo stimolo visivo quello che è prevalente, si vede anche nei film porno, no? E la performance, ovvero io come cosa faccio? Cosa agisco? Sto facendo le cose bene? Mettiamo così. Ok, in quella parte lì è quella performante, quindi. Esatto. Ok, per quanto riguarda quella femminile invece non ho capito adesso sul serio il discorso del relazionale. Allora, relazionale può essere, ad esempio, faccio più attenzione al contesto, ovvero chi è la persona che ho davanti, che tipo di relazione ho con quella persona, che emozioni mi trasmette. Ovviamente anche nelle donne c'è la parte visiva, o nell'uomo può esserci anche una parte relazionale, diciamo che questa è la prevalenza. Quanto siamo merde noi uomini, se fosse così, cioè, capito? La vedo no, un po'. Attenzione, ho detto che è un mix delle due cose. In media l'uomo è più così e la donna. Radio Freccia. Mezzanotte e 13 minuti con la dottoressa Daloi questa sera, quindi si parlava un attimo, abbiamo cominciato a parlare di sessualità maschile, si parlava delle differenze, della differenza tra immaginario e erotico. Allora, siccome c'è qualcuno che credo abbia ancora qualche dubbio nella faccenda, che diceva ma come, una donna non si eccita a guardare una foto o piuttosto, certo, cioè un video? Certo che sì, infatti ho detto in prevalenza, ovvero in media, poi ovvio che ci sono delle foto, delle immagini per cui anche una donna si eccita in modo visivo, non è una cosa di esclusiva, così come non è detto che un uomo non si ecciti per il contesto relazionale o emotivo. Anche perché poi parliamo sempre anche di bondage, e se tu togli la vista a un uomo, esatto. Come, esatto. Cioè, non dovrebbe più eccitarsi, e invece no, non è tutto così esclusivo e incasellato, ci sono sempre un sacco di sfumature. Ok, allora andiamo avanti con questo discorso qui. Parlando un attimo proprio del maschile, no? Cioè della parte maschile in sé. Prego, Doc. Sempre sull'immaginario erotico? Allora, come abbiamo detto, è un immaginario erotico più visivo. Questo spiega perché anche l'uomo molto spesso reagisce a particolari vestiti, la lingerie che può portare una donna, no?
è proprio la parte visiva che piace di più e che eccita e che stimola, ma anche la parte un po' più della performance. Ad esempio, molte fantasie maschili si basano, lo so, sul cosiddetto sesso a tre o sulla capacità di far raggiungere l'orgasmo a una donna, in questo senso performante, no? Sulla bravura. Ma non si hanno magari poi dei dubbi sulle proprie capacità quando si pensa così in grande, diciamo così? Dipende anche dalla sicurezza o dall'insicurezza di una persona. Sicuramente il messaggio che passa anche la nostra cultura e la nostra società è che per essere maschile ed essere uomo devi essere in grado di soddisfare, di portare all'orgasmo e di essere molto performante. Il più gran numero di donne maschili. No, non era questo. Però è abbastanza chiaro il concetto. Intanto ricordo ancora una volta il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466, perché comunque è sempre bello vedere, leggere e ascoltare i vari messaggi che arrivano tramite sms e WhatsApp, e quindi si vede anche se qualcuno ha bisogno di qualche spiegazione in particolare o magari vuole raccontare qualche aneddoto. I Marillion, allora, dottoressa Daloi. Quindi si parlava un attimo di questa cosa qui, ho dovuto girare il foglio del mio block notes. Dicevamo appunto della differenza tra uomo e donna, dell'immaginario, e c'era un messaggio di Irene che dice: è vero sempre in generale che l'uomo ha bisogno di meno preliminari? Se sì, è legato proprio a questa differenza? Allora, anche qui bisogna calarlo nel caso specifico, nel senso che anche ogni uomo è diverso dagli altri. Però diciamo che in generale sì, la donna ha anche bisogno di più preliminari, perché ricordiamo che per una questione anatomica la donna ha anche bisogno di essere più lubrificata e ci vogliono in media 10-15 minuti. Social Animals, e oggi si parla di cazzi! Radio Freccia. Mezzanotte e 27 minuti, grazie Manuel, grazie. Questo teaser prima della parte parlata. Allora, dottoressa Daloi, stanno arrivando tanti messaggi, anche da uomini. Vedi Andrea che dice: da uomo dico vive preliminari. In prima battuta, a parer mio, aiutano a noi uomini a conoscere come portare all'orgasmo la nostra donna. Perché più tempo siamo lì, più conosciamo il suo corpo. E poi vuoi mettere l'erotismo di due corpi che si toccano, si trasmettono il calore, gli odori. Cavolo, quasi quasi invece di lavorare vado a casa. Vabbè, questa parte qua è molto strettamente personale. Però diciamo che Andrea ha colpito nel segno, no? Descrive proprio questa cosa. Anche questo fa parte dell'erotismo. E in questo caso, vabbè, è anche performante. Esatto, è performante, può essere visivo, ma soprattutto è anche relazionale, no? Vediamo come portare all'orgasmo la propria donna. Vediamo come l'uomo studia il corpo della donna. L'essere umano femminile è lì sotto di lui. E lui la studia. Guarda, peccato che non sei Alberto Angela. È un po' da documentario, un po' così, insomma, è la situazione. Comunque, allora, veniamo un attimo alle cose importanti dell'uomo, ovvero le zone erogene, visto che qui si parlava di preliminari e quant'altro, che, come dicevo prima, è una cosa importante sia per l'uomo in sé, ovviamente, per conoscere il proprio corpo, che per la donna. Certo, di solito si parla molto delle zone erogene femminili, ma anche l'uomo ha le sue zone erogene, prima fra tutti... L'orecchio. Il glande. Ok? Cioè la parte di sopra del... Bravo, sì, esatto. No, specifichiamo un attimo, magari qualcuno dice: ma che ok, che cazzo è il glande? Siamo là, è una parte del... Ok, esatto, il glande e soprattutto la parte della corona, ovvero dove il glande... Non parlare di corona, ti prego, usiamo un altro termine, ma ti prego, non usiamo la parola è corona. La parte tra il glande e il tronco, dove di solito è una zona molto sensibile. Ok, la parte... un po' più violace, diciamo, quella parte là, ok. Vedi, si termini così, tecnici. Corona. Sì, 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 no. Questo termine, però. Hey, CDC! Touch too much, decisamente quest'oggi non fa una piega. Allora, quando noi parliamo di zone erogene, cara dottoressa Daloi, anche il frenulo
potrebbe fa parte delle zone erogene o fa parte di una di quelle già citate? Diciamo che si trova un po' lì tra il glande e la corona, è un po' quella. Quindi un insieme delle due cose, esatto. Diciamo, non è una cosa a sé. Molto, molto sensibile. Infatti io non ce l'ho il frenulo, ma è sensibile lo stesso, quindi è il frenulo e la zona. È la zona a questo punto. Okay. Teniamo presente che anche laddove il frenulo è molto corto può creare anche dei problemi. Io rido intanto, grande, grazie Varmel per averci detto questa tua curiosità. Il mio frenulo era corto quando ero piccolo, ma l'ho tolto. Basta, ho capito. Ragazzi, ci sono gli Scorpions, anche perché le zone erogene, torniamo seri, le zone erogene non sono finite qui. Radio Freccia. Allora, sono e mezzanotte e 42 minuti. Io lo so che noi dovremmo andare avanti un attimo con le zone erogene perché è importante, però ragazzi, io credo che questo messaggio lo sia di, non dico di più, ma a pari livello. No, ma sta roba è vera, io lo so, perché praticamente c'avevo una roba che non praticamente era come un ombrello, no? Che te premi l'ombrello ma non si apre, perché magari ieri c'è il cappuccio dell'ombrello. Praticamente mi rimaneva col cappuccio. Beh, mi ha tolto il cappuccio, mi ha tolto quel filo ma circonciso, non so. E adesso infatti ste robe che praticamente l'ombrello si apre, lì quelle robe che avete detto voi si sente tutte. Insomma, in caso di pioggia, Leo sta a posto così. Esatto. Va bene. L'ombrello è sempre aperto. Grazie, Manuel, perché io non riesco più a parlare. No, invece, se la dobbiamo dire tutto, il mio ombrello non è aperto, è parzialmente, è parzialmente smontato. È parzialmente smontato. Allora, e se tu non ridi, io parlo. Okay, no, grazie, Manuel, grazie. Allora, dottoressa. Ascoltate. Torniamo a noi. Quindi ha ragione comunque. Sì, la traduzione è che siccome aveva il frenulo troppo corto, probabilmente l'hanno inciso e l'hanno anche circonciso. Va bene, questa è una cosa che succede spesso. Ma la domanda era: il frenulo troppo corto o il resto troppo grande? Sei Marzullo anche stasera su questo. Dipende dalla situazione. Glielo allora, chiediamo, magari se lo spiega. Allora, no, veniamo a noi invece. Continuiamo un attimo per quanto riguarda le zone erogene, perché oltre quindi al grande e alla corona esistono a parte altre zone erogene, ognuno poi ha le proprie in realtà, però queste sono indicativamente quelle generiche, no? Quelle sì, proprio. Certo, quelle che fisiologicamente, anatomicamente ci sono. Ok, poi abbiamo il punto P. Molto amato da voi uomini, perché non tutti gradiscono la sua stimolazione. Non è nient'altro che una penetrazione anale. La prostata si trova. Si stimola dall'interno. Allora, un attimo, io mi soffermerei su questo, perché qui secondo me abbiamo qualcosina da chiedere e da dire poi. Intanto, Angie, i Rolling Stones. Angie, Rolling Stones. Tra l'altro c'è anche una storia su Keith Richards, ora così tanto per dirla. Sembrerebbe che il top dei top delle rock star, ragazzi, Keith Richards, sia durato 9 ore. Si diceva un tempo di Sting 7 ore, poi abbiamo scoperto, tra l'altro, che c'era da dire qualche cosa su queste 7 ore, perché nelle 7 ore era in realtà tutta la serata. Quindi invece Keith Richards si parla di 9 ore. Allora, tornando a noi, volevo solamente dire una cosa a una persona che ci ha mandato una testimonianza molto bella, proprio del punto P in questo caso, e ci ha mandato un messaggio vocale che però non si sente una ceppa e probabilmente aveva il dito sopra il microfono. Amico mio, ti invito a riscriverci, a rifare questo messaggio vocale, perché è molto interessante. Radio Freccia. Mezzanotte 54 minuti con Step al microfono e la dottoressa Daloi. Rebel Yell, la casa di cura più grande che ci sia, aperta da un'ora. Siamo arrivati in chiusura della prima ora e il nostro amico ascoltatore ci ha rinviato il messaggio e l'ascoltiamo. Si parla maledizione, del punto P. Telefoni maledetti. Vabbè, sti cazzi, no, amico non mio, era il dito suo delle volte. Vabbè. Allora, buonasera a tutti di nuovo. Dicevo che io ero molto scettico, molto su questo punto P, però ho avuto un'esperienza con una donna molto più grande di me. Presi dalla situazione, lei si intrufola in quelle parti un po' lì, nelle retrovie, diciamo, e la sensazione all'inizio è stata un po' strana, diciamo, perché non si è abituati a concepire una cosa, insomma, del genere. Però devo dire, come tutte le cose che non si provano
mai, quando si provano queste cose ci si accorge che in realtà sono molto belle. Per me è stata una bella esperienza. È ovvio che ci deve essere la giusta dose di coinvolgimento mentale. Ok, di coinvolgimento mentale. Dottoressa Dalò, io credo sia giustissimo quello che dice. Ma se succederà. Però Manuel ha ragionissimo. Questo è un esempio di una persona che comunque è disposta ad esplorare e giocare con la propria sessualità. Allora, possiamo dire che una delle paure dell'uomo quando si parla di punto P, quindi della stimolazione prostatica o anale, che dir si voglia, è quella di apparire magari... Sì, diciamo che ci sono un po' di tabù, il primo fra tutti. Meno uomo, ecco, esatto, diciamo. Se mi piace perché magari ho delle tendenze omosessuali. Oh, possiamo dire tranquillamente che è una grandissima cazzata? Sì, è una cavolata essenzialmente perché è anatomia, è fisiologia. Se viene stimolata la prostata, si crea una sensazione che può essere piacevole. Non è detto che piaccia a tutti, però... Cari amici, provate anche voi a casa! Fateci sapere al 366-663-4466. Può stimolare direttamente l'orgasmo. Chiudi tandoculo per tutti! Grazie, Manuel. Chiudiamo intanto questa prima ora di Rebel Yell col boss, Bruce Springsteen. Radio Freccia. Ragazzi, è l'una, ne succedono di cose fuori onda in video, tipo io che cerco di agguantare le chiappe di Manuel. Qua ragazzi si è tentata una violenza. No, in realtà non c'è stata violenza, c'è stato un, come dire, una quasi aggressione. Va bene, comunque ragazzi, comincia la seconda ora di Rebel Yell dalla casa, ricura decisamente più grande che ci sia. Step al microfono, Manuel Bella in regia e la dottoressa Daloi, psicologa e sessuologa qui con noi. Quest'oggi si parla di sessualità al maschile, abbiamo parlato di quelle che sono le differenze tra immaginario erotico maschile e femminile, siamo arrivati alle zone erogene, esatto. Si parlava quindi di glande, di corona, di punto P, e adesso andiamo avanti con un'altra cosa, un'altra zona erogena. La zona L. La zona L, il punto L. Esatto. Che sarebbe quale? Allora, la zona L si trova tra l'ano e la parte bassa dei testicoli. Quindi tra la zona, diciamo, del perineo. Che è una zona che, se stimolata non solo col sesso orale ma anche manualmente, provoca un piacere molto forte nell'uomo. In che modo però? Tramite sfregamento o pressione? Dipende. Dipende dall'uomo. Ok, quindi possiamo dire che come la donna deve studiare il proprio corpo, anche l'uomo a questo punto ha tante cose da... Certo, non si riduce tutto quanto al glande, ok? Quindi bisogna andare anche... Però anche proprio nella tecnica di stimolazione. Vabbè, nel senso, sì, certo, una volta che tu dici punto L, punto P, eccetera, certo. Però poi esistono diversi modi di stimolazione. Certo, se a una persona ovviamente piace una pressione più forte, più leggera, anche la velocità, no? Con cui si stimola una zona cambia da persona a persona. Questo vale sia per le donne che per gli uomini. Ok, ricordiamo comunque il numero di telefono per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-6634-4666. Oggi è una puntata un po' interattiva perché vedo che arrivano tanti messaggi anche con tante testimonianze, il che mi fa impazzire. Però noi apriamo questa seconda ora con il surf rock, con i Beach Boys, Surfing USA. Surfing USA, Beach Boys, per aprire questa seconda ora di Rebel Yell. Intanto ascoltiamo questo messaggio. A tutti, ascolto Radio Freccia. Volevo dire intanto che di recente ogni tanto mi sento incapace, mentre prima mi sentivo tanto furba nella stimolazione dell'uomo, adesso sono inibita. Però in realtà ho scritto soprattutto per fare polemica. Perché volevi Chuck Berry invece dei Beach Boys, ok. Poi vedi... Ragazzi, i vostri fuori onda sono meravigliosi, io mi ammazzo dai risate. Dovremmo fare un video anche dei fuori onda, perché ragazzi, niente, è successo un piccolo problema. Per chi ci sta seguendo in radiovisione, vi ricordo 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. A volte potrebbe succedere qualcosa. In realtà, in sintesi, lui voleva venirmi dietro e io sono dai, scappato. Dai, no, sono con le era mani. una violenza con le mani, mica altro. Radio Freccia. L'una e 12 minuti e tutto va bene, e tutto va bene. Allora, dottoressa Daloi, visto che si parlava delle zone erogene, parliamo anche un attimo di quelli che possono essere magari le problematiche maschili per quanto riguarda la sessualità.
Okay. Oh no, anzi no, prima ancora, no. C'era da finire una cosa sul... No, mi era sfuggita questa cosa. C'era da finire prima un discorso sulle zone erogene, perché qualcuno ci diceva che appunto lui ha magari altre zone erogene, beh, sì, altre cose. Sicuramente nel corpo ci sono anche delle zone erogene secondarie che variano da persona a persona. Può essere ad esempio il collo, il capezzolo, varia. E... l'occhio. Un bacio in un occhio, quindi magari qualcuno. Se qualcuno piace, perché la no? Nuca magari, la nuca, quindi... la parte rasata del capello per esempio potrebbe essere, vabbè, comunque, okay. Quello è molto personale, andiamo avanti. Esatto, sono cose personali, quindi è sempre bene mantenere una comunicazione attiva col proprio partner per comunicare anche quali sono i punti che piacciono di più o di meno, anche perché ricordiamoci che sensibilità non sempre vuol dire piacere. Però dottoressa, non è molto semplice, in effetti, mi metto un attimo dalle proprio nei miei panni. Non è molto semplice dire al proprio partner: guarda, a me piace la stimolazione anale. Quindi come ci si avvicina magari a questa pratica? Magari mentre lo fai gli dici: ficcami un dito nel culo. Cioè, sembra un po' eccessiva, no, però. Beh, allora, innanzitutto si deve creare anche una complicità tra i partner. Scrivo una lettera, le lascio una lettera. No, beh, si presume che ci sia una certa confidenza, magari anche libertà nel parlare di determinate cose. Quindi si può dire: guarda, magari mi piacerebbe se tu provassi a fare questa cosa. È un'idea che può piacerti, non ti può piacere. Insomma, la comunicazione, no? Ma avvicinargli la manina tu? Accompagnandola piano piano. Però dipende anche se la donna o l'uomo, sempre in base a quelli che sono gli orientamenti sessuali, piace fare queste cose. Allora non si fa, pazienza. Non solo subire, anche farle. Per qualcuno è un problema. Gli Oasis, ragazzi. Allora, tornando a noi, dottoressa Deloi. Quindi, una domanda adesso, proprio per chiudere questo discorso delle zone erogene. È possibile che magari non soddisfando, mi sono fermato in tempo, non soddisfando una voglia che ha l'uomo, magari proprio del punto P o del punto L che sia, insomma, di queste cose, possano poi esserci problemi? Beh, sì. A lungo andare. Dipende da quanto questa pratica è essenziale per la persona. Delle volte sì, molte coppie vengono in consultazione perché non riescono a mettersi d'accordo. Quindi il discorso è sempre quello: parlare, condividere, esatto, queste cose qui, e soprattutto cercare di venirsi incontro in qualche esattamente maniera. Esattamente. Va bene, ragazzi, tra poco si cambia e si comincia a parlare di quelli che possono essere i problemi legati alla sessualità maschile. Radio Freccia. L'una e 26 minuti, cara dottoressa Deloi, siamo arrivati al punto cruciale di questa puntata, ovvero quelle delle problematiche legate alla sessualità maschile, perché ce ne sono un po', alcune un po' difficili anche da superare, però esistono varie, esatto, tipologie. Allora, da cosa cominciamo? Allora, diciamo che le più diffuse sono o l'eiaculazione precoce o il disturbo di erezione. Ok. Ora, queste qua sono dovute a qualcosa in particolare o sono a livello sono a livello fisico o psicologico? Allora, possono essere tutte e due. Mm. Nel senso che è bene, sempre comunque prima di parlare di un livello psicologico, fare una visita dall'andrologo, dall'urologo e vedere che tutto sia a posto. Livello fisico. Quindi sia innanzitutto tutto bisogna controllare dal punto di vista fisico che tutto vada bene, insomma. Che immagino, non lo so, immagino possono esserci problemi, credo, vascolari comunque, sì, a prescindere, esatto, arteriosi, venosi, certo, no? Esatto. Ok. Ma non solo, anche delle infiammazioni, delle prostatiti non curate, piuttosto che problemi di diabete. Anche questo potrebbe creare delle disfunzioni, esatto, dei problemi. Esatto. Ok, se invece dovessimo parlare del livello psicologico, invece? Allora, a livello psicologico, purtroppo abbiamo l'ansia da prestazione, ma anche la depressione, perché sono degli... Per entrambi i casi, quindi? Allora, diciamo che forse la depressione è più un problema legato all'erezione, mentre invece l'ansia da prestazione è legata a tutte e due. Quindi anche l'eiaculazione precoce. Esatto. Ok, ci sono modi per affrontare questi
queste cose qui, queste problematiche? Allora, sì, innanzitutto, come sempre... Cioè, l'ansia, come si fa ad abbattere un'ansia da prestazione? Innanzitutto capire da cosa è causata quest'ansia. Perché io ho l'ansia da prestazione? Cioè, magari è la prima volta che sono con una donna, nel senso proprio in un rapporto, e potrei avere... La paura magari di fare una brutta figura, ad esempio. O anche la paura di non essere all'altezza. Questo perché è molto lei diffusa. Magari è molto bella e quindi può succedere... Cioè, oddio, agli occhi miei magari lei è stupenda, eccezionale. Ah, non voglio solo. Fare figure di merda e poi, ma magari... Esatto, mi creo l'ansia da solo. Vabbè, comunque, ci arriviamo fra poco. Intanto ci sono gli Eagles. Quanto romanticismo con gli Eagles. Sì, okay. Anche fuori onda, tantissimo. Parlavamo di una cosa romantica. Questa era più da Barry White. I can tell you why, no? La voce della Barry White. Esatto. Comunque, noi stavamo parlando di cazzi, quindi. Di Sasha Grey, in realtà, poco prima di entrare in onda. Allora, no, torniamo un attimo a noi. Quando si parla di problematiche, prego, dottoressa Daloi, si parlava appunto. È possibile che, questa è una cosa che abbiamo... detto, ribadito tante volte, anche la pornografia crea dei problemi quando si parla di ansia. Sì, specialmente magari tra i più giovani, dove magari non c'è un'educazione sessuale corretta e l'unico modo in cui imparano la sessualità è magari guardando il porno, perché non hanno nessun altro che gliela spiega e gliene parla, quindi ci si aspetta di agire esattamente come un attore porno. Che ricordiamo avere anni e anni e anni di esperienza e non solo. Esatto, a volte nel porno si fanno delle scene, delle posizioni che nella vita normale non faresti mai, perché sono scomodissime e lo si fa soltanto per una questione scenica. Esatto. E per cercare di fare qualcosa di nuovo in un film porno. Radio Freccia. L'una e 40 minuti, ci avviciniamo alla chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Si parla dei problemi della sessualità al maschile con la dottoressa Veronica Daloi, psicologa e sessuologa, ricordiamo. Allora, quando si parla di problematiche, quindi possiamo analizzare come prima cosa la pornografia. Questa per qualcuno, per chi si avvicina al mondo sessuale, quindi proprio alle prime... C'è il timore di non essere all'altezza di quel modello. È il discorso dell'immaginario erotico, il discorso del performante, no? No, se il mio immaginario erotico è un immaginario che si basa sulla performance, ovviamente se mi confronto con modelli che hanno delle performance elevate e io non riesco a mantenerli, automaticamente mi sentirò mancante o inferiore. Beh, Manuel, possiamo dire che ai nostri tempi era un po' diverso, non c'era la pornografia, o meglio, è arrivato... Oddio, sì, c'era, ma nel senso... online... Già noi abbiamo 10 anni di differenza. Sì, mi ricordo nel fine anni 80, avevo meno di 18 anni, sotto i ponti malmessi c'erano i giornalini, le ore che sfogliavamo coi piedi. Dove tu vivevi, tra l'altro. No, dico, poi è arrivata la connessione 56K, non è che guardavi i video. No, lì era pericoloso anche perché c'erano i dialer che partivano. Sì, ma poi milioni di euro di bollette. E comunque... A parte questo, poi, dicevamo, esistono dei metodi per affrontarlo o soltanto lo psicologo, se è un problema psicologico? Allora, dipende. A molte persone basta semplicemente parlarne con il partner, ovvero guarda, ho dell'ansia, aiutami, stammi più vicino, e una volta che se ne è parlato si risolve automaticamente. Perché stai più tranquillo, dice, esatto, lei lo sa, adesso esatto, non ho bisogno. Una volta che l'altra persona lo sa, che si è comunicata questa paura, poi si risolve automaticamente. Nei casi più gravi, invece, sì. Adesso arrivano molti ragazzi giovani a chiedere un aiuto in questo senso, dove dalla parte medica non c'è niente, non c'è nessun problema, ma è proprio l'ansia che gli impedisce di raggiungere l'erezione. Va bene, intanto ci sono i Creed, quasi in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Allora, si parlava di problemi della sessualità maschile, quindi veniamo a parlare anche di eiaculazione precoce, quindi quando si può dire... Allora, che c'è questo problema? L'eiaculazione precoce c'è sia quando, diciamo, si guardano le spinte coitali, meno di 5-6 spinte e poi c'è subito l'eiaculazione, oppure alcune persone addirittura prima della penetrazione possono avere l'eiaculazione precoce. Allora, in questo caso possono servire anche... credo i preservativi, i ritardanti, no? Tutte queste cose. Sì, ma in realtà a queste persone è bene insegnare ad ascoltare il loro corpo.
perché molti pensano che siano molto sensibili, in realtà no, non riescono a riconoscere i segnali che portano verso l'orgasmo, e quindi di solito in terapia si insegna a conoscere meglio il proprio corpo e a controllare questi stimoli. Bene, bene, grazie Doc. Adesso poi continuiamo un attimo con i problemi, adesso proprio in chiusura, ma ci sono i Kaleo, ragazzi, dall'Islanda con Furore. Radio Freccia. 1:55 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel. Allora, dottoressa Daloi, si parlava di eiaculazione precoce e non solo. Esiste anche il problema inverso, certo. Quindi il fatto di non arrivare, esatto, al coito. Esatto, l'eiaculazione ritardata. E anche quello può essere un problema, beh, innanzitutto fisico, quindi bisogna prima fare i controlli medici, oppure anche quello può essere dovuto a un blocco, diciamo che è un po' il corrispettivo maschile Esatto. Il fatto di non venire, ragazzi. Esatto. E essenzialmente anche quello può essere dovuto a blocchi psicologici. Esatto. Ho dovuto studiare in mente per una prima volta di poterlo sei dire. Riuscito a dire. Visto? Okay. Ce l'abbiamo fatta. Allora, a parte questo, poi esiste un altro. Beh, in realtà i problemi sono tanti, però stiamo facendo anche in velocità adesso il priapismo. Questo termine ti piace? In realtà no, non no, è so che cosa c'è, un problema. L'ho letto, è semplicemente quando l'erezione dura per tanto tempo si può sprovare un dolore al pene. Addirittura? Sì. Ma può essere causato magari da farmaci? Ah beh, sì, diciamo se si sbaglia il dosaggio piuttosto che, ma sì. Oppure anche dall'utilizzo di alcuni anelli apposta per il pene per far durare di più l'erezione. Ok, quindi insomma bisogna fare attenzione quando si gioca, possiamo dirlo così? Esatto. In questi casi, ok. Allora, visto che siamo in chiusura di questa seconda ora, dottoressa Daloi, io ovviamente non posso fare altro che ringraziarti come al solito per questa spiegazione. E poi in realtà sono anche molti i problemi dovuti anche alla morfologia del pene, che però, per esempio, il pene storto, il micropene, sono tante cose che comunque, gira che ti rigira, si possono risolvere. Sì. Tramite intervento. Ecco. Esatto, tramite, diciamo, questa compete di più i colleghi chirurghi. Quindi, ragazzi, per chiunque dovesse avere qualche problema, sappiate che è una soluzione, gira che ti rigira, c'è. Certo, si può trovare. Possiamo chiudere così in bellezza questa seconda ora di Rebeliel. Allora, grazie, dottoressa Daloi. Noi chiudiamo con i Doors, con Spanish Caravan, e poi apriamo la terza ora, l'ora dello sfogo. Radio Freccia. Libera come noi.